Il tempo di Natale si conclude con la festa del battesimo. Anche noi siamo scesi da Gerusalemme a Gerico, che è nella profonda vallata del Giordano, per rivivere insieme alla comunità cristiana questo grande evento che segna l'inizio della vita pubblica di Gesù. Oggi è festa, la festa del battesimo di Gesù, ma anche la festa del battesimo dei bambini che qui oggi saranno battezzati. È la festa anche del nostro battesimo, al quale riandiamo ricordando le promesse battesimali. Ecco, questi luoghi ci parlano, questi luoghi aperti, desertici, ma anche vivificati dalla nuova linfa che deriva da Cristo, ci parlano della grazia in cui anche noi siamo stati inseriti. Nella geografia biblica si connette con la liturgia. E l'oggi della liturgia che celebra il battesimo del Signore in questo luogo ci fa toccare le sorgenti di questo mistero, cioè il punto geografico e storico in cui Gesù si è presentato insieme con le folle per chiedere il battesimo di Giovanni. Giovanni ricorda, Giovanni l'Evangelista, che il battesimo avvenne sull'altra sponda del Giordano. Giordano è qui perché dopo la pioggia e la neve delle settimane scorse arriviamo in questo luogo e troviamo il Giordano che ha invaso tutta la platea bassa, dove di solito si va a piedi e dove si scende per immergersi. Vedete quanto è colmo di acque oggi questo fiume. Un messaggio che questo luogo ci lascia è soprattutto di immergerci nel fiume, ma non fisicamente quanto spiritualmente, di ricevere prima di tutto un battesimo simbolico che richiede una conversione come quella di Giovanni. Dovremmo essere anche noi pronti a abbandonare le vecchie vie per preparare quelle che il Signore ci offre. Ma noi siamo già nel Nuovo Testamento e Gesù, che in questo luogo ha instaurato un nuovo mistero, la nuova visione della salvezza, ci chiama a vivere la fede come il battesimo del cuore, come la partecipazione al mistero della salvezza che è immersione nella sua morte per vivere la gloria della risurrezione. Il Vangelo ricorda più avanti che sulla sponda di qui i discepoli di Gesù battezzavano, quando vengono i giudei a domandare perché battezzano anche Gesù e i suoi discepoli. In realtà, sottolinea l'Evangelista, non battezzava Gesù ma erano i suoi discepoli. Questo dico per ricordare come il posto qui è tutto pieno di ricordi, non solo poi legati alla vita di Gesù, ai suoi viaggi dalla Galilea verso Gerusalemme, ma anche all'Antico Testamento, perché qui il Giordano è il fiume attraversato per la conquista della Terra Santa. Qui il Giordano è il fiume valicato da Elia con Eliseo. Ecco, quindi è un luogo tutto pieno di storie, anche questo Giordano che scende dall'Ermon, che porta la vita in questo mare morto, che di qui a pochi chilometri inizia. Ecco, il Giordano, simbolo dell'acqua, dell'acqua viva, dell'acqua che dà fertilità al terreno, simbolo della vita cristiana che con Gesù che scende nell'acqua riceve nel battesimo il suo inizio, diventa la vita dell'uomo una vera vita. In quest'anno della fede è molto importante di venire in questo luogo perché dobbiamo venire con umiltà e nell'umiltà della fede possiamo grandire nella santità di Dio, ma preghiamo per tutta la Chiesa, ma non solamente tutta la Chiesa e tutte le confessioni cristiane, ma dobbiamo pregare per tutto il mondo, perché è importante che il mondo ritorni a Dio. E quando si vede questa vita sul guardo di Dio, allora possiamo crescere, perché Dio è un padre di amore, dà il suo figlio con amore, ma il Santo Spirito è l'amore di Dio. Allora insieme viviamo quest'amore oggi e questo senso di questo mistero nella vita del battesimo. Incontriamo un gruppo di italiani, non solo di italiani, ma di veronesi qui in questo luogo un po' insolito. Ne approfittiamo per chiedere un parere, un sentimento provato in questo luogo. Beh, sicuramente è molto suggestivo,
passare in questi luoghi dove è passato Gesù, e insomma è una esperienza molto particolare. Sicuramente sono d'accordo con quello che ha detto ed è molto affascinante trovarsi qui in questa cerimonia molto particolare. Sì, soprattutto su questi luoghi, appunto come sulle rive del Giordano, in un'occasione come questa. Sicuramente suggestivo è il termine forse più indicato. Quest'anno siamo molto fortunati perché l'anno, oltre all'anno della fede, abbiamo una partecipazione enorme di tutte le nostre parrocchie in Terra Santa, da Nazareth, da Cana, da Gerusalemme, da Bet Hanina, da Gerico, da tutto. Siamo fortunati perché ho un messaggio molto importante qui dal battesimo. Gesù è stato apparso, è stato battezzato con l'acqua, il segno dell'umiltà, e tocca a noi oggi a renderlo visibile nella nostra vita, nelle nostre case, specialmente l'anno della fede, rafforzare la fede nella persona di Gesù, è stato battezzato qui, nella nostra vita familiare, molto importante.